Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Isaia, 700 anni prima di Gesù, che dice una cosa più bella dopo l'altra. Prima di tutto l'immagine del germoglio. Il Messia sarà su questo tronco vecchio, secco, un germoglio. Il germoglio, da gioia, da speranza. Qui ancora Isaia va avanti e subito dopo prefigura una nuova creazione nella quale sarà diverso persino l'istinto degli animali feroci. La mucca che pascola con l'orsa, il leopardo con il capretto, il lattante che mette la mano nella buca della vipera, del serpente velenoso, eppure l'istinto degli uomini si cambierà e sarà per le cose giuste e vere, per chi è più debole, per chi è più fragile. Voi starete pensando, le promesse di Dio sono così belle che non sono vere, sono un sogno. Sono passati 2700 anni da quando Isaia scriveva ste cose, ma il mondo non è così. Il fatto è che il mondo potrebbe essere così, se fosse per Dio, per la potenza di Dio, il mondo sarebbe così. Sapete anche perché questo mondo nuovo non arriva? La lettura di Isaia, tutti i verbi sono al futuro, tutti. Un germoglio spunterà, un virgulto germoglierà, si poserà lo spirito, si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà, prenderà decisioni eque, percuoterà il violento, tutto al futuro. Qui c'è un pericolo enorme, che noi giriamo i verbi al futuro e li mettiamo tutti al passato. No, perché il mondo prima non era bello, non andava bene, era ed è pieno di ingiustizie, di corruzione, di soldi che vanno sempre nelle mani sbagliate, di un sacco di poveri. No, non vogliamo tornare indietro.
Noi vogliamo il mondo nuovo di Gesù. E noi cristiani, in questo mondo nuovo che Isaia prefigura e che si può realizzare adesso che arriva Gesù il Messia, noi cosa siamo? Mi viene questa immagine, noi dovremmo essere un po' la concept car, cioè delle macchine futuristiche che magari non realizzeranno a breve, perché magari le tecnologie sono ancora non pronte, costano ancora troppo, bisogna abbassare i costi di qui, però danno delle tendenze per il mondo nuovo, per il futuro, come saranno le nuove linee, i nuovi colori, i nuovi motori, concept car, un'idea del futuro. Noi cristiani nel mondo dovremmo essere i concept men, i concept, gli uomini che prefigurano il futuro, le tendenze. Se noi invece seguiamo il mondo, noi saremo sempre al traino, saremo sempre dietro, saremo un rimorchio. E invece siamo chiamati a essere avanti, concept car, perché noi abbiamo il Messia, noi abbiamo Gesù che viene, ed è Lui il futuro del mondo.